Il Museo della Birra Peroni è nato con delle intenzioni di conservazione e di rappresentazione di una storia aziendale, con le sue eccellenze e le sue chiavi, diciamo, di svolta nella storia d'Italia, di 170 anni circa di storia italiana. Oggi è un luogo di costruzione di reputazione, cioè nel momento in cui noi mostriamo questo luogo o prendiamo spunti, contenuti, li divulghiamo attraverso mostre, uscite, partecipazioni di tutti i generi, perché sono tante le iniziative a cui prendiamo parte o che promuoviamo noi stessi, la storia si pone come immediato strumento di comunicazione, è uno degli asset proprio della comunicazione istituzionale che si rispecchia quindi su una reputazione dei brand dell'azienda. Questa è la chiave ormai che diamo a questo museo che paradossalmente in tempo di crisi diventa sempre più importante, cioè uno zoccolo duro di storia, di tradizione, di affidabilità, di reputazione che sta diventando una componente fondamentale della comunicazione. Secondo me sono 20 anni che lavoro in questo settore e effettivamente ho visto molti usi e molte tipologie diverse di museo aziendale. Il caso della Birra Peroni è un caso in cui si è partiti da un'operazione di recupero di patrimonio aziendale, quindi archivistico, e con la forti di questo primo investimento che ha assicurato le basi scientifiche a questo progetto, ecco attenzione perché io a questo tengo molto in quanto archivista, e si è potuti passare allo step successivo in cui il museo diventa anche strumento di comunicazione e di reputazione, però si parte da un progetto comunque scientifico di valorizzazione delle carte aziendali, delle fotografie aziendali, del patrimonio audiovisivo, oggettuale, cartaceo, archivistico, documentario. E questa è un po', diciamo, la vetrina che nasconde ma anche contiene l'altro progetto, quindi questo è l'importante. L'uno senza l'altro sarebbe come, voglio dire, una comunicazione di qualcosa che ha meno basi, ha basi meno forti. Ecco, in questo senso io credo che non solo comunicazione o non solo reputazione, la reputazione la costruisci, diciamo, con una base istituzionale e scientifica alle spalle, questo ci tengo a dirlo, come addetta ai lavori, ecco.